Ciao ragazze, allora nuovo video, questo sarà il video dedicato a tutti i miei acquisti che ho fatto con il Black Friday, riguardanti soprattutto abbigliamento, accessori eccetera, e in più alcune altre cose che ho preso e che mi hanno inviato nell'ultimo mesetto. Iniziamo subito con il Black Friday. Sono stata all'outlet di Valmontone, in cui la maggior parte dei negozi effettuavano il 40% di sconto sul prezzo già in saldo. Ho quindi approfittato per fare un acquisto da Ruzzardi, che ha aperto un punto vendita proprio da pochissimo tempo. Ho preso un paio di scarpe in quanto erano in super promozione e poi mi servivano un paio di scarpe un po' più sportive e non vedo l'ora di utilizzarle. Sono in pratica questo modello qui, sportivo, molto molto carino, tutte completamente nere con i lacci, con la parte sotto bianca, molto comodi, mi piace tantissimo. Parlando ancora di scarpe, sono stata nel centro commerciale Porte di Roma e da Jennifer ho acquistato questi stivaletti qui, molto molto carini. Sono degli stivaletti antipioggia, perché comunque come vedete sono in plastica lucida, però hanno la particolarità di avere questa borchiettina qui, molto molto bella ed elegante, con rifiniture oro. E erano anche questi in promozione del 40% e mi sembra di averli pagati sui 17 euro. Avevo bisogno ancora di scarpe proprio per il mio problema ai piedi, di cui vi ho parlato anche in altri video, ve le lascio qui sopra così non sto più ad annoiarvi, e sono del marchio Carmela. Però devo dirvi che rispetto agli altri hanno un tacco un pochettino più alto, ma sono anche abbastanza scomodi, infatti non li sto utilizzando tantissimo, però ragazzi esteticamente sono molto molto carini. Ho ricevuto poi da Amazon una videocamera che praticamente è 1080p, fotocamera a raggi infrarossi, schermo digitale touchscreen, ed è la ADV-CM91FBA. Parlando ancora di Amazon, ho ricevuto poi queste cuffiette Bluetooth molto molto utili, soprattutto quando devo montare video, e sono gli Elegant e lo Digi HD10 Feel the Freedom of Wireless. Faccio vedere anche il marchio, comunque giù nell'info box trovate il link diretto sia a questi che sono fantastici, che hanno proprio pure un packaging bellissimo, guardate, è proprio tutto il kit completo, e anche naturalmente della videocamera. Ultimamente devo dirvi che ho cambiato telefono e dal mio amato Huawei S sono passata al P9 Plus, e per questo sto iniziando ad acquistare un pochettino di cover. Ho preso in primis questa qui di Victoria's Secret, è in plastica, vedete, molto molto morbida, con la scritta in nero. E poi ho preso, spero di non accecarvi, questa qui, tutta completamente oro. Sono stata poi al mercato, era davvero da tantissimo tempo che non andavo, e ho preso questa magliettina qui, che praticamente è tutta completamente trasparente nella parte qui superiore e ha tutti questi ricami di gran moda quest'anno, e poi la maglia è bianca lunga, ma naturalmente con le maniche lunghe, e mi piace tantissimo, pagata solamente 5 euro. Da Piazza Italia, con i 10 giorni d'oro, ho preso poi questa maglia che è molto molto sensuale, in quanto ha praticamente questo simil choker qui sopra e poi rimane molto molto scollata fino giù, è completamente nera, maniche lunghe, e anch'essa abbastanza lunga, mi piace tantissimo e la sto utilizzando soprattutto la sera quando naturalmente devo uscire. E questa maglia con i tagli l'ho pagata, mi sembra, 6 euro, era il 30% di sconto. Ho poi preso questo maglioncino qui rosa, che è simile Alberta Ferretti, diciamo la settimana di Alberta Ferretti, ed è quello rosa con la scritta Monday in celestino. Passiamo poi alle borse. Ho preso da sempre all'outlet di Valmontone, ma non per il Black Friday, questa borsa grigia, diciamo grigio top di Calvin Klein. È abbastanza piccola ma comunque capiente, ha il suo laccio, quindi è anche lunga e si può portare benissimo a spalla, però ultimamente ragazze la sto utilizzando pochissimo, perché proprio dopo averla acquistata, vedete, l'ho macchiata con una penna
e quindi non riesco assolutamente a toglierla. Anzi, fatemi sapere anche voi nei commenti se avete qualche metodo per togliere la penna sulle borse, perché comunque è un po' antiestetico. Io pensavo di mettere tipo una calamita o qualcosa qui per non far vedere il segno, ma mi dispiace perché veramente l'ho presa da pochissimi giorni, sono stata stupidissima a non essere attenta. E ancora parlando di borse, mi è finalmente arrivata questa borsa nera qui che ho preso grazie ai punti Conad, la raccolta quella di Brits, per tutti i giorni che c'era tra quelle disponibili. È tutta completamente nera, naturalmente del marchio Brits, con le rifiniture oro. Gli ultimi acquisti poi di cui voglio parlarvi sono due pigiami, perché naturalmente io ogni anno devo fare il mio cambio pigiami, perché li utilizzo davvero tantissimo. Allora, sono stata da The Zenith e ho preso in primis questo pigiamino qui, che è tutto completamente rosa e con il panda qui davanti, panda mamma e il piccolino. Mi piace moltissimo perché comunque è leggero, ma allo stesso tempo abbastanza caldo. L'unica cosa è che è corto, quindi, e io preferisco magari avere delle maglie un pochettino più lunghe. Comunque è molto carino e dolce, ma il motivo per cui l'ho preso è soprattutto questa parte sotto, perché ha tutti questi panda proprio fino giù, dalla vita fino giù ai piedi. È molto molto bello, ma adesso questo fila a lavare. Sempre da The Zenith ho preso poi un altro pigiama, mi trovo molto molto bene con la biancheria notte di The Zenith, e questa volta è questo qui con scritto Smile is the best makeup, e mi piace tantissimo perché è grigio con questi pois rosa, ma ha la scritta, vedete, Smile, pelucciosa, è morbidissima, e nonostante io l'abbia lavato già 2-3 volte, devo dirvi che non si è assolutamente rovinata, e questa cosa mi piace tantissimo. Invece la parte sotto è, come vedete, tutta completamente grigia. Ed infine l'ultimo regalo, questo non è un acquisto, è questa super iper mega bellissima coperta. Me l'ha regalata al patatone perché sa che io sono molto molto freddolosa, e come potete vedere è la coperta quella con le maniche, ed essendo enorme mi avvolge tantissimo, e la sera quando sono sul divano, che magari mi metto un po' a montare i video o guardare la televisione, è fantastica e mi piace tantissimo perché comunque tiene molto molto caldo. Bene ragazze, con questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando ricordatevi sempre di lasciarmi un bel pollice in su di supporto e come sempre di iscrivervi al canale, e noi ci vediamo nel prossimo video. Un bacione, ciao!